Oggi una giornata anomala, o quantomeno un'immersione anomala, perché il tema è quello di cercare di trasmettere quel che provo quando visito un reditto per la prima volta, un reditto che non ho mai visto, magari che mi appassiona. We are playing with new technologies, but this is an emotional video, so I would like to have your expression, your feelings, your emotion in the eyes. Mi sto chiedendo cosa che mi dà di più quando visito un reditto, quali sono le emozioni che provo. La piscina che hanno creato Sandro e Marco è semplicemente incredibile, fenomenale. Ascolta, ti porto due zavorrine che così lo bilanciamo perfetto. Ci serviva avere l'acqua in casa, perché Suex lavora con l'acqua praticamente tutti i giorni. Lo spazio era poco. Pensare qualche cosa che ci desse molta acqua in poco spazio. Il cilindro è la forma ideale in quanto la pressione idrostatica si distribuisce equamente. Allora perché non fare tre grossi bicchieri collegati da due tubi? L'idea dei due cilindri laterali con il pozzo centrale ci consente di percorrere la piscina un numero infinito di volte senza mai fermarsi e testare perfettamente tutti i nostri mezzi. Oggi è un impianto tecnologico, una piscina lunga 22 metri, ma non è una piscina, in realtà questi 22 metri sono i 22 anni di Suex, sono 22 anni di idee, di progetti, di sviluppo, di miglioramento continuo, di aver capito che uno scooter subacqueo non è un motore, è un'elica, ma si possono attaccare mille cose a questo scooter, che uno scooter può diventare un nuovo modo di fare immersione, può diventare una nuova filosofia. E qui siamo per provare delle nuove attrezzature, quindi delle nuove custodie della SICAM, che ha inaugurato una linea per il cinema, e dei fari, direi avveniristici, della Keldan, a parte la potenza che è mostruosa, ma anche la possibilità di operarli con un telecomando. The light will shine, and then the light will be off when you are more or less here. Oggi un direttore della fotografia può lavorare da solo, non ha più l'assistente che non sente, che non capisce, che bisogna gesticolare. E si spegne appena lui è uscito. Scusa, si accende questa quando lui è nel buco? A metà, no, o quando no, è entrato? Allora, diciamo, si spegne quando Mario arriva. Con un semplice telecomando riusciamo ad aggiustare la potenza e ad accendere e spegnere dei fari potentissimi. Siamo nel futuro. Esce il sinapsi e poi esce la tua testa. Chiuso. Questa vasca non è un punto di arrivo. Per noi è stato un grosso passo, perché ci permette di poter collaudare giornalmente le nostre attrezzature. Di idee ce ne sono tantissime, sempre diverse, sempre cariche di grande entusiasmo. Poi non vi nascondo che nella realizzazione ci è piaciuto fare anche una cosa bella, perché probabilmente avremmo potuto farla anche più economica, meno di design, però a noi ci piacciono le cose belle.